amici di Obiettivo News, con una nuova puntata di Terra. Torniamo a parlare di agricoltura, lo facciamo questa volta con un tecnico di Confagricoltura, Stefano Vascia. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Confagricoltura, associazione di categoria, forse un po' meno conosciuta rispetto a Coldiretti. Vogliamo parlare un po' di che cosa fa Confagricoltura? Ma Confagricoltura è estesa sul territorio torinese, anzi della provincia di Torino, con sede principale a Torino, in Corso Vittorio Emanuele, e poi abbiamo delle sedi zonali a Ivrea, Chivasso, Carmagnola, Pinerolo e la sede di Aosta. Naturalmente la sede centrale gestisce tutta la parte amministrativa che viene poi sostanzialmente coordina poi tutte le sedi periferiche. Confagricoltura è un sindacato agricolo, ci occupiamo sostanzialmente di assistenza alle aziende agricole, senza poi tralasciare tutto il discorso di assistenza alla persona tramite i servizi di CAF e patronato che sono presenti su tutte le sedi provinciali. E l'obiettivo di Confagricoltura è quindi principalmente quello di dare un sostegno alle nostre aziende agricole, cercando di coadiuvarle in tutto quello che è ormai l'infinito mondo burocratico che, oltre alla gestione che bisogna avere per la gestione di un'azienda agricola. Sì, certo, quindi di sostegno alle aziende a 360 gradi, quindi sotto l'aspetto burocratico. Sì, dal punto di vista amministrativo, dalla gestione di quello che è, di creazione di redditi, dichiarazione di IVA, contabilità, sia da quello che è appunto dal punto di vista gestionale per quanto riguarda l'accesso ai contributi pubblici, quindi domande di aiuti contributi PAC, domande di PSR e domande di agevolazione del gasolio agricolo, quindi tutto quello che concerne con quella gestione tecnica dell'azienda, che diventa sempre più complesso anche con la nuova PAC che è entrata in vigore quest'anno, perché ancora le norme non sono chiare, stiamo aspettando che l'Unione Europea ci chiarisca dei dubbi, abbiamo proposto delle diverse soluzioni rispetto alla linea guida originale della PAC nuova, quindi stiamo cercando di avere anche delle risposte per poter dare un servizio migliore e poter essere molto più chiari anche ai nostri agricoltori che al momento hanno grosse difficoltà dal punto di vista di gestione, perché la PAC, la nuova programmazione PAC è molto complicata e determina, oltre a una notevole riduzione di introiti per quanto riguarda i fondi comunitari, anche delle difficoltà oggettive nella gestione poi dell'azienda dal punto di vista dell'obbligo delle rotazioni, che dovrà partire poi il prossimo anno. Sì, questo è un'ulteriore difficoltà, un ulteriore problema che si somma già ai tanti problemi che gli agricoltori si trovano a dover vivere in questi ultimi anni, se possiamo così dire. Non solo la PAC nuova comporta un taglio corposo del valore del contributo, si parla del 40% per le aziende seminative, in più ha imposto dei vincoli che saranno oggetto molto, per alcune aziende a partire da quest'anno, già chi ha diritto a particolari PSR o agli ecoschemi, o sicuramente a partire dal 2025, però la programmazione è stata già fatta quest'anno e per le superfici del territorio canavesano, pordiese, comunque piemontese, quindi piccole superfici, l'obbligo di portare a rotazione culture come mais e frumento, che sostanzialmente sono le principali culture, certo, di resa delle nostre aziende agricole, vincola molto l'azienda e quindi dobbiamo cercare di dare un supporto, il miglior supporto in modo da poter gestire questo passaggio che ci sarà 2024-2025. Certo, poi come dici tu, seminativi, mais, grano, che in questo periodo hanno avuto anche, cioè gli agricoltori hanno anche la loro problematica nel venderlo ad un prezzo valido, contando anche tutti i rincari che negli ultimi anni hanno dovuto subire. Io parlo dalla mia esperienza personale, i miei genitori hanno sempre avuto l'azienda agricola e ho visto col tempo una perdita del valore del prodotto cerealicolo sempre maggiore e un incremento dei prezzi altrettanto maggiore. Quindi sostanzialmente stiamo andando verso un mercato che deprime il valore del mais e del cereale, comunque non dà un valore aggiunto, invece i costi sono sempre in aumento, quindi diventa estremamente difficile gestire l'azienda, perché non si può più sbagliare. Io non posso permettermi di avere un anno in cui
o sbagli la cultura o un raccolto mediocre, perché i costi del lavoro che c'è per portare a produzione un cereale sono enormi. Quindi il margine di errore è sempre più ridicato e diventa difficoltoso per l'azienda gestire questa tipologia di situazioni. Sì, se poi gli si aggiunge anche la problematica, purtroppo, che in questo periodo da un po' di tempo, che è quella dei cinghiali, degli animali selvatici, che ci mettono anche il loro contributo. Questo è un tema che sta particolarmente a cuore con Confagricoltura, perché noi siamo vicini ai nostri agricoltori, perché questo è un problema che si è venuto a creare e non, dal nostro punto di vista c'è poco interesse, poca capacità, comunque poca attenzione nel cercare di ridurlo. Adesso la situazione degli ungulati è veramente fuori controllo, ci sono branchi di 20-30 capi che girano, diventa problematica la semina, diventa problematica la raccolta, non solo nei cereali, anche per tutte le culture foraggere, danno un enorme danno nei prati, soprattutto nel momento poi della raccolta. Inoltre c'è lo ostracismo da parte di alcune associazioni che non collaborano, non sentono il problema, non capiscono il problema da parte degli agricoltori di dover magari seminare 2-3 volte, di non poter fare il fieno, bisogna portare chiaramente l'attenzione della Regione Piemonte il problema ungulati e risolverlo. Adesso, fortunatamente, sono state messe in piedi alcune squadre di appartimento e queste sono molto, funzionano molto, però vengono ostacolate da alcune associazioni. Il secondo problema è il problema dei rimborsi, gli indennizi. Se io ho un danno non posso essere indennizzato per il valore di un sacco di semente, perché io devo seminare un campo, non posso riseminare una fila, devo seminare l'intero campo, magari lo semino 2-3 volte. Cioè, bisogna contare il costo lavoro uomo, il costo dell'uso delle macchine, il costo delle materie prime. Cioè, gli indennizi adesso sono ridicoli. Esatto. Quindi la situazione deve essere risolta sia dal punto di vista di contenimento, quindi un abbattimento massivo, la popolazione di ungulati deve essere ridotta almeno del 50%, e puntare su degli indennizi che siano effettivamente validi, che consentono di almeno di integrare il costo del lavoro, della perdita della produzione. Certo, ungulati che poi portano anche alla peste suina, e quindi c'è anche il rischio di andare a intaccare tutta una branca della filiera anche produttiva dell'allevamento dei suini. Abbiamo visto che gli allevamenti di suini devono gestire, per quanto riguarda il discorso della biosicurezza, enormi contingentamenti, devono stare molto attenti all'introduzione di materie prime, trasportatori, quindi hanno delle misure di sicurezza interna estremamente elevate, e il controsenso è che facciamo girare migliaia di ungulati liberi senza controllo che possono essere tranquillamente veicolo della peste suina. Fortunatamente nella nostra zona al momento non c'è ancora, mi auguro che non arrivi, esatto. Però è un rischio, cioè noi stiamo rischiando. Ovviamente contenere la popolazione serve a ridurre anche l'eventuale sviluppo di questa patologia. Oltre ai cinghiali anche si stanno avvicinando anche branchi di lupi che sono stati avvistati anche nelle nostre zone. Esattamente, parlavo la scorsa settimana con un nostro agricoltore di che ha portato le vacche in alpeggio in Bassoana, e quest'estate i lupi gli hanno mangiato 3 manze e una vacca. Non si parla di lupi isolati, si parla di branchi di lupi. È lo stesso discorso, il lupo per carità è un animale che va tutelato, ma 100-150 anni fa era stato debellato perché era un animale nocivo, era un animale pericoloso. 100 anni fa, 150, mangiavano le persone i lupi. Ovvio, adesso non dobbiamo arrivare a questo livello di pericolo. Contenerli. Però ovviamente non possono essere così essere così liberi di poter avvicinarsi alle persone, alle madre. Non hanno paura, non hanno ovviamente predatori, sono nella catena alimentare, quindi anche quello, bisogna cercare, soprattutto adesso che la situazione è ancora contenuta, di non arrivare al livello dei cinghiali, esatto. Quindi cercare di contenerli adesso che la popolazione non è, cioè in sviluppo, ma non è così presente, non è ancora così presente.
fortunatamente il lupo è anche un animale che si sposta molto. Sì. Bisogna cercare di vincolarli in alcune zone specifiche in modo che possano, se non convivere, comunque creare meno danno possibile agli allevatori. Sì, perché gli allevatori anche se è un'altra categoria che comunque è operata da costi, da un lavoro che comunque è faticoso, sì, e che viene anche, prendendo ad esempio il prezzo del latte, cioè noi quando andiamo a comprare il prodotto finito sembra che chissà quanto guadagnino questi allevatori, che poi in realtà non è così. No, diciamo che ad oggi col valore del latte che guardavo ieri sulla borsa di Milano, deve essere 55 centesimi di latte spot, diciamo che il margine di guadagno è estremamente ritirato, quindi stiamo al limite alla copertura dei costi. Un prezzo inferiore comporta la valore in perdita e se adesso sostanzialmente il valore dei cereali è abbassato, il valore dei mangimi è leggermente calato, quindi questo compensa anche si può compensare, ma come l'anno scorso che il valore dei cereali era alle stelle e il valore del latte non era così alto, si lavora in perdita, perché comunque quando io vado a acquistare fuori materie prime e il prodotto mio venduto copre il costo, non è una cosa sostenibile nel lungo periodo. Io posso anticipare, comunque coprire quello che posso, però poi deve essere remunerato. Quello che non si parla mai è della retribuzione del lavoro. Cioè, io va bene che copro tutti i costi dell'azienda agricola, però devo coprire anche il lavoro uomo, perché alla fine mi devo pagare, l'agricoltore pur lavorando è un'attività, quindi certo, deve avere una sola remunerazione, e questo non viene mai considerato o viene poco considerato, quindi... Sì, è importante coprire i costi. Però bisogna anche considerare il fatto che io lavoro per fattore uomo, quindi fattore il mio umano. Lavoro deve essere conteggiato. Certo. E un altro grosso problema che ha visto coinvolta l'agricoltura e gli agricoltori è quello della siccità. Sì, la siccità è stato un enorme, enorme problema lo scorso anno. Alcuni strascichi si sono ancora visti quest'anno. Purtroppo la siccità è un problema che deve essere affrontato con una visione d'insieme, perché è una cosa difficilmente prevedibile. Però i modelli di studio climatici portano a una situazione sempre maggiormente orientata verso questa tipologia di casistica. Quindi magari nel lungo periodo si potranno verificare situazioni di siccità simili oppure più prolungate. Quindi, ad oggi è una situazione in divenire, quindi dobbiamo cercare tutti insieme, con tutte le associazioni, costruire un discorso di bacini idrici, di risparmio delle acque, di veicolazione delle acque, in modo che qualora si verifichino altre situazioni di questo tipo, ci sia la possibilità di essere preparati sostanzialmente. Non è un discorso semplice, è una cosa che necessiterà di enormi investimenti. Certo. Ci va la volontà di farli, però dobbiamo mettere in previsione che la situazione andrà dovremmo mettere in previsione che dovremo fare qualcosa del genere per poter compensare la situazione di carenza idrica nel futuro. Ci sono discorsi di utilizzare, adesso si sta cercando anche di... dal punto di vista di cultivar, di utilizzare specie o comunque varietà di mais che consumano meno acqua, certo. Si può puntare su una irrigazione microcapillare con irrigazioni mirate attraverso condotte e tubature, però la situazione anche del territorio canavese, esatto, non è semplicissima. Non ha l'acqua, e poi c'è già diverso il discorso rispetto alle poredie, che sono un po' più fortunati sotto questo aspetto. E poi non c'è la situazione di... cioè c'è un grosso frammentazione territoriale, sono appezzamenti molto piccoli, quindi diventa difficile poter organizzare un sistema capillare di irrigazione in appezzamenti di neanche una giornata. Certo. Quindi in questo caso dovremmo cercare di gestire e organizzare al meglio la rete idrica che c'è, cercando di potenziarla sostanzialmente.
soprattutto nei periodi di estivi come giugno, luglio, agosto, quando la necessità idrica delle piante è maggiore. Certo. Come hai detto tu, il territorio canavesano si sposa anche tanto con dei prodotti tipici canavesani piemontani, allargando anche il discorso alle Porediese e al Piemonte. La valorizzazione di questi prodotti, più che anche made in Italy, ma proprio chilometri zero, made in Canavese, qual è l'impegno di Confagricoltura per le eccellenze del nostro territorio? Cerchiamo di sostenere tutte le aziende agricole, in modo da appunto promuovere le nostre eccellenze. Una delle nostre eccellenze ovviamente ad oggi è l'Erbaluce. Saremo protagonisti la prossima settimana a Torino in Piazza Solferino dell'Erbaluce Day, con dove presenteremo tutte le nostre aziende di produttori. L'Erbaluce è un vino in enorme evoluzione, ha un potenziale di crescita enorme e quindi dobbiamo puntare su quello che è il territorio canavesano. Fortunatamente ad oggi si comincia a parlare molto di canavese anche nelle televisioni. Comunque vediamo che il canavese sta cercando di uscire un po' dal suo guscio di chiusura, perché il popolo canavesano è sempre stato un po' chiuso, un po' chiuso all'innovazione, a livello di orizzonti, esatto, anche. E quindi adesso, visto che c'è la possibilità di aprire un po' al fuori, cioè di uscire un po' dal nostro anonimato sostanzialmente, il nostro obiettivo appunto è proprio quello di presentare le nostre migliori potenzialità, come ad esempio il discorso del nostro vino di punta che è l'Erbaluce. Sì, diciamo che i canavesani devono cominciare a crederci loro per primi, esatto, prima di proporre all'esterno, sì, diciamo, perché ci credono poco. I giovani, le nuove generazioni hanno un punto di vista molto più aperto. Meno male. Quindi abbiamo diverse aziende giovani, sia dal punto di vista parlando del vino dell'Erbaluce, ma anche tutto il discorso della zona di Carema o della zona del vino nelle zone di Piverone, nelle Porediese. Molte aziende giovani stanno puntando sul vino. Il prodotto è veramente notevole e quindi direi che deve essere pubblicizzato in modo da renderlo più conosciuto possibile. Certo, hai parlato di giovani, i giovani si stanno, si è dato di fatto che si stiano riavvicinando all'agricoltura già da partire dalle scuole superiori, c'è un grosso afflusso anche alle nostre scuole canavesane, delle zone limitrofe per quanto riguarda l'agricoltura. Quale supporto dà Confagricoltura ai giovani poi che vogliono rimettersi o mettersi in gioco dal nulla? Noi stiamo aperti a dare tutte le informazioni dal punto di vista di gestione di un'azienda, dal punto di vista di organizzazione dell'azienda stessa. Fortunatamente sono in uscita alcuni bandi, è uscito il bando del PSR specifico per l'insediamento giovani, dovrebbe uscire, era previsto per l'autunno, quindi non tarderà molto. Stiamo aspettando, perché ci sono molte aziende che vogliono far inserire magari i figli, quindi passare alle aziende dei figli, e questo diventa un ottimo motivo un'ottima opportunità per investire tramite il PSR, che comporta comunque un'agevolazione, un buon aiuto per quanto riguarda le strutture e eventualmente mezzi di produzione. Cosa dire, un ragazzo che vuole entrare? Sicuramente il mondo agricolo è un mondo difficile, è un lavoro duro, e comporta diversi sacrifici, però è un lavoro che ti ripaga, alla fine ti ripaga molto. Il fatto che comunque tanti giovani vogliono restare in canavese e puntino a far crescere il nostro territorio è lodevole. Quindi la nostra associazione si promuove e fa sì che cerca di aiutare il più possibile i giovani agricoltori a aprire nuove aziende o a subentrare quelle in attività. Diciamo che dobbiamo staccarci un pochino dall'agricoltura tradizionale, perché ovviamente
discorso che io voglio aprire un'azienda cerealicola, un'azienda zootecnica, se non ho le basi, ad oggi è una cosa impossibile, perché comporterebbe degli investimenti troppo grandi, enormi, non sarebbero sostenibili. Bisogna cercare di puntare su un'agricoltura un po' più, con una vista un po' più ampia, quindi diversificare ove possibile la produzione e cercare di orientarsi magari su diverse su produzioni diverse. Mi viene in mente la viticoltura, perché comunque noi, questa è una zona vocata per il vino, quindi l'agricoltura si comporta degli investimenti i primi periodi, poi comunque si va a produzione. Sì. Piccoli frutti, ortofrutta, non necessariamente esclusiva, comunque includere anche queste, sì, tipologie, avere un piano B. Esatto, avere anche queste tipologie di produzioni, in modo da poter diversificare quello che è l'azienda. Ovvio che se io ho la fortuna di poter subentrare a un'azienda già avviata, posso fare degli investimenti mirati, in quel caso lì diciamo che non è semplice, ma ho la strada un po' più fatta per poter proseguire quella tipologia di orientamento aziendale. Però anche lì ovviamente bisogna appunto cercare di orientarsi su una produzione diversificata, anche perché gli obblighi andranno in quella soluzione lì. Anche gli allevamenti, cioè, gestire in modo corretto la mandria non sarà, cioè, è tutto un discorso in divenire, quindi sarà molto da seguire. Esatto, da seguire passo dopo passo. Esatto. In chiusura voglio chiederti, abbiamo parlato di vari attori della catena legata all'agricoltura, gli agricoltori, le associazioni di categoria che supportano gli agricoltori, la politica, le istituzioni. Cosa possono fare davvero concretamente, o meglio dovrebbero fare, per dare un aiuto concreto ad un settore che è di fondamentale importanza, ricordiamocelo. Hai detto una parola chiave, che è fare. Basterebbe che facciano, sostanzialmente basta fare. Promesse se ne sono fatte tantissime, tutti fanno promesse, bisogna essere, gli agricoltori sono persone concrete, ci va concretezza, quindi ci va un sostegno vero, un sostegno, cioè qualcosa che sia tangibile. Alla fine tutte le promesse, le discorsi che si fanno in campagna elettorale, sì, sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Concretizzare e essere più vicine alle esigenze degli agricoltori. Torniamo al discorso, un'esigenza è quella dell'abbattimento degli ungulati, deve essere una cosa tangibile, non mille promesse, deve essere una cosa che deve essere fatta adesso, non più, non si può tergiversare ancora. Dovrebbero essere vicini nella programmazione della prossima PAC, sostanzialmente adesso è appena cominciata, ma si già parlando della prossima PAC. Dobbiamo arrivare a essere... Ricordiamo che la PAC che ci segue è la politica agricola comunitaria. Esatto. Ovvio che bisogna avere più peso, perché l'Italia forse ha poco peso. In Europa, tutto e anche in agricoltura. Quindi noi un po' andiamo a subire quelle che sono decisioni degli altri, e poi quando c'è al momento in cui bisogna dire la nostra, siamo un po' nell'angolo e quindi ci dobbiamo per forza un po' adeguare. Poi sì, noi andiamo sempre, sono sempre quelli che arrivano dopo, che poi capiscono più tardi e poi magari vengono accontentati in parte, però noi dobbiamo essere più protagonisti e capire veramente le esigenze che sono degli agricoltori. Io mi auguro, adesso è stato proposto però l'orientamento verso il no, di dare ancora un anno di proroga per le rotazioni. Quello è un altro grosso problema, perché, specialmente qua. Cioè, non, oltre avere il fatto, cioè, le aziende sono già state penalizzate col discorso del taglio del valore dei titoli, quindi già il discorso di contribuzione sarà ridotto. Ancora avere l'obbligo di... Da subito. Avere l'obbligo di fare le rotazioni. Già quest'anno, perché comunque se io programmo quest'anno la semina dei cerali a tondo vernile, so che il prossimo anno in quelle particelle non potrò mettere le stesse culture, quindi diventa già un problema di quest'anno. In più l'obbligo del set aside, quindi io devo l'obbligo di lasciare la superficie a riposo, è anche una cosa che, cioè, gli agricoltori, lo set aside è una cosa che è un controsenso, cioè l'agricoltore è un imprenditore, se io ho l'obbligo di lasciare le culture della superficie a riposo, cioè, diventa un po' un... E forse quello che non hanno ben presente, che l'agricoltore è un imprenditore. Alla fine deve fare il reddito. D'accordo che si parla di contributi comunitari, quindi quando io
richiedo il contributo comunitario, mi vincolo a determinate norme. Certo. Però alcune, cioè, sostanzialmente l'Italia è un paese che ha bisogno di produrre, non visto che non deve produrre, ha bisogno di esportare. Ha bisogno di esportare, quindi avere, lasciare la superficie non coltivata, cioè, ovvio che poi vengono scelte le superfici meno produttive, però è sempre una cosa, certo, che lascia un po' il... Anche perché abbiamo anche dei piccoli imprenditori agricoli, esatto, che hanno quello e non possono pensare... Sì, diciamo che i piccoli, che aziende sotto i 10 ettari, non hanno questi vincoli, però comunque, cioè, aziende che hanno comunque 20, 30, 40, 50 ettari, non possono definirsi grosse aziende, avere comunque una riduzione della superficie coltivabile, comunque di per sé è comunque un danno, perché io superficie non condotta, mancata produzione sostanzialmente. Certo. Va bene, grazie, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie mille. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima.